Reggio Emilia è una città che il Partito Comunista e il Movimento Cooperativo hanno sempre dominato tutto e tutti. La resistenza, il dopoguerra, gli avvenimenti, arriviamo agli anni, fine degli anni 60, 68-69. Lì si viene a tracciare per un contesto nazionale e internazionale, teniamo presente soprattutto per i più giovani, ricostruire quella storia, cioè ci vorrebbe un libro solo per parlare di quella storia, però per essere molto sintetico, insomma, a livello internazionale, Vietnam, i movimenti che si sono sviluppati in tutte le realtà occidentali, avanzate, capitaliste, dall'America alla Francia, alla Germania, la realtà italiana con il suo 68 e la realtà italiana, secondo me, sarà per le mie vecchie deviazioni, ma ancora di più, secondo me, il 69, cioè il movimento operaio, no? Cioè, per cui la scelta nostra dell'appartamento, la rottura con il Partito Comunista, sì, ci sono problemi generazionali, ci sono problemi, però è principalmente legata a quel quadro nazionale ed internazionale che si è trasformato. Ha posto delle domande diverse, ti ha posto di fronte a dei problemi diversi, cioè c'era qualcosa che stava esplodendo nel vero senso della parola. Il nostro specifico è la lotta. Dell'Officino 82. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi perché se io e tutti gli altri sospesi entriamo nella Fiat non è perché la Fiat ci ha fatto la carità, ma perché siete state voi a portarci dentro. Il problema è proprio questo, cioè nel momento in cui tu parti dal ragionamento che sei in una fase nella quale è possibile, cioè è possibile, non è possibile solo sognare, è possibile progettare, perché c'è un contesto che si muove in quella direzione. A quel punto tu ti relazioni, analizzi quelli che sono i fenomeni sociali e politici che caratterizzano la tua realtà. Da qui nasce il problema della metropoli, cioè il fatto che la nostra giungla, la giungla italiana, non si usava questo termine perché si diceva la giungla era l'isola di salvataggio dei Viet Cong, no? Cioè, ecco, la nostra giungla era la metropoli, era la grande fabbrica, perché c'erano questi movimenti sociali che stavano lottando e non era, a volte bisognerebbe veramente allargare molto per far capire, cioè le lotte operaie che nascono dentro la Fiat, l'Alfa, la Magneti, la Montedison, le grandi fabbriche del nord, principalmente tra l'altro prodotte da questa nuova figura sociale dell'operaio massa,
ci sono dentro anche i vecchi militanti, il Partito Comunista, i suoi quadri sindacali, però non sono loro il punto dirompente, perché loro nella stragrande maggioranza sono l'espressione del vecchio operaio professionale, che ha una cultura, una storia, una parte viene anche dall'esperienza della Resistenza o comunque porta questa memoria, però è ancora quell'operaio che di fronte alla cacciata dei tedeschi e all'arrivo degli americani difende la fabbrica, difende quella cosa che è il futuro del paese. No? Ecco, il nuovo operaio massa è qualcosa di diverso, è l'operaio che sta sulla catena, è l'operaio che vede una cosa passare, non sa neanche bene che cosa sia, lui deve stringere un bullone o dare una manovra. A quel punto si trasmette da questo rapporto la coscienza o comunque la presa d'atto, parlando a livello di massa, il termine, di un qualcosa che non ti appartiene, di un qualcosa verso il quale ti devi ribellare, verso il quale devi esigere da un punto di vista della tua vita, il salario, hai bisogno di potere. Cioè, non voglio essere frainteso su questo termine qua, la coscienza politica, il problema della presa del potere diventa un progetto molto più alto in un'altra condizione, ma il bisogno dell'operaio, il bisogno dello sfruttato lì di avere non un rapporto con la fabbrica, con il lavoro, ma un rapporto con se stesso, un rapporto con i suoi spazi, un rapporto con la sua capacità e forza di, lavorando di gomiti e di conquistarsi, una sua identità lì. Ecco, in questo senso usavo il termine di potere, no? Cioè una ribellione di fronte allo stato di cose presente. Diversa la situazione rispetto ai movimenti di cui parlavamo prima a livello internazionale, che però ha la sua stessa caratteristica, una rivolta. Rivolta rispetto al livello del lavoro in fabbrica, rivolta rispetto al fatto che fuori non ci sono le case, cioè quello è un meridionale, un immigrato che è venuto e che si è ritrovato addirittura non solo dei prezzi inaccessibili per lui e così, ma anche il razzismo. Il razzismo oggi noi ce lo troviamo di fronte con la nuova realtà sociale che si sta creando verso l'immigrazione dell'oggi. Ecco, io ho fatto in tempo a vedere a Torino le prime volte che sono andato a fare i volantinaggi in Fiat, centri, luoghi nei quali c'era, affittavano camere e così, c'era scritto non si affitta all'immigrato, cioè che era allora del siciliano e calabrese. Ecco, per cui c'è un fatto, è un grande crogiuolo che contiene tutti questi elementi, elementi che producono ribellione, non producono lotta sindacale a se stesso, cioè l'aumento del salario di tot, sì, c'è dentro anche questo, non producono lotta per la casa e basta, c'è dentro anche questo, ma messi assieme è un movimento che parte dal sociale, assume un carattere politico e pone un problema di fondo, il potere. Cioè il potere di avere spazi del tuo essere. Questo secondo me è l'elemento fondante di quel periodo storico, di quella parte della classe.